tornare qui ad Arezzo per me è una cosa meravigliosa, perché sono legato a tante cose che mi legano, le persone che ho conosciuto, il militare, le sofferenze del ragazzo quando stava iniziando già a fare cinema, cioè mi sentivo un po' spaesato, ma devo dire che adesso ho incontrato delle persone dove mi hanno accolto in un modo meraviglioso, bello, e perciò io adesso sono affezionato. C'era stato alla fine degli anni 60 ad Arezzo quando svolse il servizio militare ed adesso Ninetto Davoli, attore simbolo di Pasolini, è tornato in città per la proiezione del film Uccellacci Uccellini in occasione della 10ª edizione del Passioni Festival. Ah papà, sembrava un cristiano quel corvo, mica mo credevo, invece hai visto? C'ha ragione da parlare male di quei buffoni. Là si serviva solamente quello qua a barba, lo faceva ta 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 ta. A me pensa che mezzo corpo pure culla. È stato il mio primo film, l'emozione di stare di fronte a una telecamera. E, insomma, è stata una cosa meravigliosa, bella. E devo dire che per me Uccellacci Uccellini è il film che io adoro di più. Ninetto Davoli, nei mesi del servizio militare, ebbe modo di conoscere ed amare la città di Arezzo anche attraverso gli occhi dello stesso Pierpaolo Pasolini, che lo portò a visitare i luoghi più significativi del centro storico. Per farmi distrarre, andavo a vedere Piero della Francesca, mi portava lì, che io onestamente, sì, dei quadri, guarda lì Ninetto, guarda che meraviglia. Che poi sono dei dipinti dove Pierpaolo in qualche modo ha usato nei suoi film. Ad omaggiare la figura di Pasolini anche Fulvio Abate con il suo libro Quando c'era Pasolini. Pasolini è stato forse il più coraggioso intellettuale che l'Italia abbia avuto nel Novecento. È stato come un coltello svizzero, è stato poeta, regista cinematografico, è stato polemista, purtroppo poco letto.